al nero, in un percorso non solo cromatico ma anche spaziale, alla scoperta di molte fotografie inedite all'interno della mostra di Stanislao Farri, inaugurata venerdì 11 luglio nella sala multimediale di Palazzo Dogana a Foggia. Il visitatore parte dalla foto di un foglio completamente bianco per arrivare a quella di un foglio totalmente nero. Tra i due estremi cromatici, più di 80 scatti che, attraverso innumerevoli sfumature, permettono di ripercorrere l'esperienza maturata dal maestro in un arco temporale che va dal 1942 fino al 2008. Tutte stampate in camera oscura dall'autore, ad eccezione proprio della più antica che paradossalmente è l'unica in digitale, e presentate in formato 20x30, le fotografie contemplano tutti i generi, dal paesaggio rurale ed urbano al ritratto, fino al nudo. Si parte dai luoghi natii, con uno sguardo sia alla civiltà contadina, che attraverso i campi e gli attrezzi della terra testimonia la costante ricerca dell'artista verso il patrimonio culturale della terra reggiana ed emiliana, sia a quella più moderna, con la nuova chiesa di Gibellina e il ponte di Calatrava a Reggio Emilia. Poi immagini scattate sui cantieri edili, un gruppo di falci in controluce, una rete, prigioniera dei ghiacci, che forma un ricamo di neve. Due monaci bianco vestiti ad Avignana, passi di ballerine, suole di scarpe in primo piano, segni di donne, giochi di luci ed ombre, architetture metropolitane come le torri gemelle di New York. Interessanti anche gli scatti che propongono una sorta di arte nell'arte. L'obiettivo di Farri cattura visitatori attenti o spettatori casuali all'interno di musei o di esposizioni, come ad esempio al Louvre o al MART. All'inaugurazione dell'esposizione non è potuto essere presente l'artista, che ha compiuto 84 anni pochi giorni fa, mentre sono intervenuti il presidente della provincia di Foggia, Antonio Pepe, e il presidente del Fotocineclub, Nicola Lobiento.